Che Italia-Spagna sarebbe stata durissima lo si era già capito comprando i 4 biglietti dal sito UEFA. Ma vediamo com'è andata, dai! 7:30 e siamo ancora qua. Io però ho fatto un azzardo perché ho messo la maglietta che ho usato in finale come propiziatoria. Ti ricordi la maglietta azzurra? Certo, quella che abbiamo usato alla finale dell'Europeo, che abbiamo fatto pure il video. Che abbiamo fatto pure, abbiamo vinto. Però adesso io la sto un po' forzando perché non è la finale, è la semifinale. Non so se vi ricordate, fammi. Ma in finale abbiamo fatto il video. Mi piacerebbe molto che questo video fosse molto più visualizzato, perché ovviamente il nostro canale è già molto... la pubblicità, no? Dobbiamo ravvivarlo, dai. Dobbiamo ravvivarlo. Infatti ogni giorno pubblichiamo. Voi fan dovete mettere i like e fate i commenti. Fare tutti i commenti e iscrivetevi subito. Grazie. Cosa brutta è che lui, oltre a essere l'ex portiere del Milan, è anche quello della nazionale, oltre a tutto quello che ci ha fatto vincere l'Europeo, perché ha parato rigori. Capisco i milanisti, però insomma stiamo un pochino, stiamo un po' esagerando, potevamo soprassedere, diciamo così. Aspetta, giuro che questo stadio è gigante, dentro è ancora più grande di come sembra fuori. Eccoci davanti alla Scala del Calcio, siamo pronti con la Sciarpozza Italia. Sciarpozza Italia, ragazzi, appena presa. Aspetta quella. Noi siamo noi, i campioni dell'Europa siamo. Siamo su Tele Eurovision! La salita infinita! San Siro! Siamo arrivati! Eh sì, siamo arrivati, e andare a San Siro è sempre una grande emozione, andarci in quattro è una cosa davvero speciale. Ecco la mega coreografia delle bandiere sul campo, rotazione e poi dispiegamento dei bandieroni, Italia-Spagna, tutto pronto. Sale la tensione, aggiungiamo anche noi la nostra macchiolina di colore. Ci siamo, ecco i ragazzi, ecco i campioni d'Europa. E poi ci sono loro, le Furie Rosse, fischi di paura. Ma adesso godetevi il canto di San Siro. Vabbè, com'è finita lo sapete, no? E vabbè, teniamoci questo bel ricordo di una serata in famiglia a San Siro. Alla prossima, ciao!